Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di qual è secondo me l'errore che commettono tutti quanti i DJ che non hanno iniziato oggi, hanno iniziato magari da un mese, due mesi, tre mesi, fino a un anno diciamo. A tutti quanti probabilmente è passata un'idea per la testa ed è assolutamente sbagliata. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Federico, parlo di DJ, produzione musicale all'interno del mio canale YouTube, faccio video come questi, dei tutorial, recensioni, quindi se siete interessati a video come questi vi consiglio vivamente di iscrivervi. La maggior parte delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale, quindi se siete interessati a guardare i miei video vi consiglio anche di iscrivervi. Inoltre, se volete imparare a mixare, migliorare la vostra tecnica, ho creato un corso su 128 Academy, il sito è www.128academy.com. Il corso si chiama DNA DJ, vi insegna dall'inizio alla fine come si impara a mixare, come si diventa DJ. Se anche volete solo migliorare la vostra tecnica ve lo consiglio e niente, dateci un'occhiata e qui sotto vi lascio il link. Detto questo, parliamo con il video di oggi. Allora, oggi voglio parlarvi, come vi ho detto, di una cosa che secondo me tutti quanti i DJ che hanno iniziato da relativamente poco, non sono all'inizio ma hanno iniziato comunque da poco, pensano di fare, pensano sia una cosa sensata da fare e non lo è assolutamente, e voglio spiegarvi sia di cosa si tratta, insomma, per riconoscere l'errore, ma poi anche del perché secondo me è una cosa sbagliata da fare. Andiamo quindi subito al dunque. Di cosa sto parlando? Se sei un DJ, tu che stai guardando questo video, che ha iniziato da poco, quindi come vi ho detto tra il mese e l'anno, probabilmente hai pensato di cambiare console. Hai pensato che la tua console non è più sufficiente per andare avanti con le tecniche, per imparare a mixare meglio, e quindi pensi che sia necessario comprare una console nuova. Molto probabile che tu l'abbia pensato, perché come ho detto, tutti quanti in pratica, le persone che mi scrivono, che hanno iniziato da un mese, un anno, mi dicono questa cosa qua, mi chiedono consigli su nuove console da comprare, console più costose, più prestanti, insomma. A tutti quanti dico che non ha senso, per quello che mi riguarda, fare questa cosa, quindi comprare una console nuova dopo solo qualche mese o dopo un anno di utilizzo. Per quale motivo sto dicendo questa cosa? Dico questa cosa perché le console di oggi, anche meno costose, quindi parliamo di console dai 100 euro a 150 euro, sono piene di funzioni quasi come le console da 4-5 mila euro, anche di più. Non c'è una reale differenza nelle funzioni, nella quantità di funzioni, nel tipo di funzioni che ci sono tra un prodotto e l'altro, un prodotto super base e un prodotto super professionale. Le cose che cambiano sono altre, adesso le andiamo a parlare, ma non sono nelle funzioni. Quindi, se i vostri mix fanno schifo, parliamoci chiaro, e avete una console da 300 euro, non è per la console da 300 euro, non è che se comprate una console da 5.000 euro, anche di più, avete più funzioni e quindi potete migliorare i vostri mix. No, anzi, saranno più difficili da utilizzare e non hanno più funzioni, quindi non ha senso fare un upgrade, a meno che non abbiate utilizzato la vostra console veramente al massimo delle funzionalità. Io ad esempio, la mia prima console, una delle mie prime console, è stata un controller dell'Hercules che ho preso nel 2011, mi sembra, e la console dopo che ho comprato, ovvero i miei CDJ che vedete qua, li ho comprati nel 2017, quindi sono passati 6 anni, diciamo, 5 anni, prima che io cambiassi console. E non l'ho neanche cambiata per le funzionalità, perché la mia console del 2011 aveva più funzionalità di questi CDJ. Quindi la domanda sorge spontanea: cosa cambia da una console che costa tantissimo a una console che costa pochissimo? Non cambia le funzionalità, perché le funzionalità con i software che ci sono oggi per i controller offrono tutte le funzionalità che possono esserci, insomma, nelle console. Ma cambiano altre cose, come la qualità costruttiva sicuramente, quindi ad esempio la qualità delle jog è migliore, dei tasti in generale, la qualità percepita, la qualità se trasportate la console. Cambia anche la praticità della console, quindi le funzioni sono tutte quante nella console, la console è bella grande, quindi è molto più facile fare tutto quanto. Cambia magari la qualità della scheda audio, anche se non è secondo me un punto rilevante, però cambia. Un mixer da 2000 euro a una scheda audio sicuramente migliore di un controller da 100 euro. Cambia la resistenza dei dispositivi, il fatto che se li portate all'aperto, all'umidità, soffrono meno rispetto a un controller per principianti, però le funzionalità non cambiano molto. Quindi, se i vostri mix fanno schifo,
o comunque siete fermi allo stesso livello e non riuscite a migliorare la vostra tecnica, non è assolutamente la console. Se io adesso mixassi solo con un console da 200 euro, mixerei nello stesso modo con cui mixo con delle console da 4-5 mila euro, identico. Se voi volete migliorare invece i vostri DJ set, piuttosto investite i soldi in un corso, in delle lezioni. Io ad esempio ho creato il mio corso, come vi dicevo, DNA DJ, che con 100-150 euro in base alla versione che volete vi insegna a mixare e a migliorare la vostra tecnica, che se anche avete una console da 300 euro potrete suonare con quella console come se fosse una console da 5.000 euro. Insomma, se voi ad esempio avete una Impulse 500 e i vostri mix continuano a far schifo, non pensate di comprare una DDJ 1000 o una console di questo tipo, una Prime 4, una Prime 2, pensando che allora i mix miglioreranno. Non miglioreranno, anzi potrebbero peggiorare. Piuttosto quello che vi consiglio di fare è di acquistare ad esempio DNA DJ, lo dico perché appunto l'ho lanciato da poco e insomma è inerente a questo argomento, però potrebbe essere anche insomma un altro corso, qualsiasi cosa insomma che vogliate per migliorare la vostra tecnica. Imparate prima ad utilizzare grazie al corso al 100% quello che avete. Una volta seguito il corso, una volta imparato al 100% ad utilizzare quello che avete, allora potete pensare di fare un upgrade, ma non per le funzioni, non per migliorare i vostri mix, ma semplicemente per avere una console un po' più pratica, più affidabile, queste cose qua. Mi raccomando, so che moltissimi di voi continueranno a fare questo errore perché pensate che aver qualcosa di materiale, toccare qualcosa con mano come una console vi faccia migliorare di più rispetto a comprare un corso che non si tocca fisicamente, ma purtroppo non è così. Purtroppo la verità è che i vostri mix continueranno a suonare nello stesso modo se anche avete una console da 5-6 mila euro, se non investite prima nello studio, se non investite prima nel conoscere le cose piuttosto che avere materiale. Avete appena iniziato, avete fatto qualche prima festa, benissimo, i soldi che avete guadagnato da quelle feste investiteli prima nella vostra formazione, nel imparare ad utilizzare quello che avete al 100% e poi pensate ad investire nelle console. Investire fin da subito i soldi per una nuova console non ha senso, anche perché parliamoci chiaro, non è possibile che dopo qualche mese sappiate già utilizzare il vostro controller al 100%. Per il video di oggi è tutto, volevo darvi insomma questo consiglio, rispondere a questa domanda, quindi se mi scrivete in privato dicendo che suonate da 3 mesi e avete una di DJ 400 e mi chiedete che console vi consiglio, non vi consiglio nessuna console, vi consiglio soltanto di investire in formazioni, in delle lezioni private, nel mio corso, in altri corsi, insomma nell'imparare ad utilizzare veramente la vostra console. Se invece mi scrivete che avete una DDJ 400 e mixate da 4-5 anni con quella console e volete fare un upgrade, allora possiamo riparlarne. Per il video di oggi è tutto e niente, iscrivetevi se non siete iscritti, ci vediamo a un prossimo video.